Sì, grazie Jacopo Della Linea. Siamo con il capogruppo del Partito Democratico in Regione Abruzzo, Silvio Paolucci, per parlare del Cura Abruzzo. Si sono materializzati, Paolucci, quelli che erano gli spettri che avevate agitato nel momento in cui è stata approvata questa legge perché il Consiglio dei Ministri l'ha impugnata. È così? Sì, purtroppo è così. Noi abbiamo portato avanti una battaglia tendendo la mano alla maggioranza. Durante la discussione del Cura Abruzzo 1 avevamo sollevato due problemi molto significativi, più altri, e si sono verificati puntualmente tutti anche con le stesse argomentazioni. Abbiamo sempre detto che non vi era copertura finanziaria, infatti abbiamo votato contro al parere tecnico. E abbiamo detto che la norma sul condono, cioè sulle richieste transattive, era una vergogna, è una vergogna, e hanno impugnato anche quella. Non poteva che essere così. E in questo gioco, purtroppo, a rimetterci sono gli abruzzesi, perché quella che veniva sbandierata come una norma di rilancio, invece è stata messa alla gogna, probabilmente per qualche manina di troppo che su quella norma ha accomodato a favore di pochi, togliendo purtroppo a tanti. È una vera e propria vergogna. Parliamo delle transazioni, 162 milioni di richieste, di cui oltre 100, quasi 110 dalla sanità privata, persino gli extra budget. Una vera vergogna, grida vendetta questa norma. Quando le persone non arrivano a fine mese, quando non si è erogata la cassa integrazione in deroga, parliamo di richieste transattive solo di extra budget della sanità privata di quasi 110 milioni di euro. E poi tutta la mancanza delle coperture. Voglio annunciarla sin da ora. Rischia l'impugnativa anche il Cura Abruzzo 2, perché la questione delle coperture con il consuntivo non ancora approvato resta purtroppo allo stesso modo, se non peggio, rispetto a questa prima norma. C'è nel parere tecnico allegato insomma, a questa impugnativa del Consiglio dei Ministri anche una questione che riguarda l'eventuale non soddisfacimento dei LEA, è così? Assolutamente sì. Io ho detto durante la discussione, presentando un emendamento soppressivo di quell'articolato, che trattenere le risorse, anche se poi non le dai, cioè se non va a buon fine la transazione, ma la semplice richiesta fa accantonare le risorse e quindi fa sottrarre dal Fondo Sanitario Regionale oltre 100 milioni di euro apposta per accantonamenti, e quindi sottrae ai LEA, sottrae ai servizi della sanità, delle prestazioni di cura delle persone, che adesso, dopo il Covid, pagheranno le lunghe file d'attesa che si sono ovviamente andate a gonfiare per via della questione del Covid, con la sanità che non ha avuto i tamponi, non ha avuto i DP, tutte le cose che conosciamo, i tagli che sono in atto, come a Pescina Tagliacozzo, ma non solo, sulla questione degli investimenti in edilizia sanitaria, parliamo di qualche milione. Ebbene, solo questa norma ne fa accantonare oltre 100, quasi 110. È uno scandalo. Andrebbe gridato che questa giunta ha aumentato lo stipendio dei manager, ha aumentato lo stipendio dei dirigenti alla regione, ha aumentato lo stipendio dei direttori perché forse qualcuno non firmava il contratto, e allo stesso tempo li ha dati anche in via arretrata dal momento in cui si firma il contratto, fino a 100.000 euro di arretrato. Hanno messo 1 milione di euro per i cartoni animati, hanno fatto una norma per gli extra budget come quelle che si stanno verificando e che fortunatamente sono stati impugnati, hanno escluso tutte le parti sociali e hanno il coraggio di parlare di Cura Abruzzo. Questo è il risultato. Impugnate tanti articolati di quella norma e sostanzialmente una figuraccia nazionale. Ecco, a questo punto come se ne esce? Ma di certo loro dovranno abrogare la norma sul condono tombale. Quelle transazioni dovranno essere cassate, quelle richieste transattive. Io lo avevo detto più volte, ho presentato l'emendamento abrogativo, ho fatto appello alla Lega. Ho detto, pur non condividendo, perché nasceva ovviamente la pace legale come iniziativa del partito di maggioranza relativa della Lega, ho detto probabilmente qualche manina fantasiosa strada facendo vi ha utilizzato e ha stravolto quella norma. Ho fatto appello a loro di abrogare la norma e ho presentato l'emendamento soppressivo. Torno a fare appello soprattutto a loro perché è il partito di maggioranza relativa, ma sono certo che per evitare l'incostituzionalità quella norma intanto dovrà essere abrogata, altrimenti è inevitabile. Grazie allora a Silvio Paolucci, capogruppo del Partito Democratico, per questo collegamento, linea che può tornare a Jacopo Grazie a Forcella. voi.